bella, ragazzi, benvenuti in questo nuovo Verissima. Ma quanto siamo belli versione pupazzetti. Insomma. Sì, abbastanza. A me manca un occhio, mi chiedono sempre perché manca un occhio. Non avevamo soldi per il sesto bottone. Esatto, stavo un attimo lì. Quindi, ragazzi, dateci i vostri soldi. Vabbè, io pensavo morisse. Invece no, sì, raga, questo ha lasciato i palmi delle mani per terra, però. Invece questo cos'è? Qui è il robot del futuro. È anche Punk. Ma pare Sir Lancelot di Robot Wars, lo dico. È vero, uguale. Ecco cosa mi ricordava. È cazzo uguale. Questo ti giuro uguale. Te suona prima dei menatte, cioè. Sir Lancelot ormai c'ha un hobby, abbiamo scoperto che non fa più le guerre tra robot. Batterista. Far batterista, esatto. Gemelli. I pupi. Sì, sono pupi pazzi. Belli, i pupi. No, raga, io mi sento veramente famoso. Voglio diventare padre. Mo andiamo su Italia 1 con questi video. Istinto paterno. Solo per fargli fare queste cose qui e metterle su internet. Esatto, dai, questi invece sono dei geni. Ma che era, no? Due uova. Boom. 5 morti, 2 minuti. Vabbè. Che bello il mare. E niente, la gente non ha capito come le basi, ecco. Pure questa. Sì, questa però poteva fare un'altra cosa invece che i sartarelli. Che dispersa. Tirate la fuori. Ai piedini piccoli. Ai piedini piccoli, è vero. C'è il mini piede. Questo diventa tutto. Sì, sì, 10 anni. Uno che parte si sgasa. Come prendersi un cancro in 2 minuti, proprio. Sto qui scena. Ecco. Se sapeva, dai, basta, è finito. Genio, vabbè, insomma, era un genio d'altri tempi, dai. Spoiler. Dupuzzi in uno. Però questo è un po' granny e quella. Il gatto si è accappottato e lei fa, vabbè. Se dai, c'è un altro, ce n'ho quattro, uno in me. Questo, okay, ragazzi. Ok, Mutandaman qua. Con la canzone di Dianturd sotto. Che ci strikeranno il video tipo instant. Dici, vabbè, c'è canto tu. È volato. Niente strike, l'ho salvato il canale. Ma sono italiani. Parlate, continua a parlare, se no strikano. Sono italiani, mi sa, comunque. Non lo so, però erano dei geni veri assoluti. Sembrava la bandiera italiana, ma potrebbe. No, i poverelli. Adesso senti. Lucchetti, una dietro l'altra. Check. Ha detto la macchina, quale va? No, raga, hanno rischiato tantissimo. Cioè, c'ho l'ansia. Ma questa attraversano meglio di me. Anzi, senza, tu lo sai che attacco mi viene, quello di pane. Gli attacchi di pane. Esatto. Boh, questo... geniale, bellissimo, voglio un tavolo così. Ma che cosa aspetta, tu non hai ancora visto niente di quello che fa sto tavolo. Magico. Il tavolo del futuro. Ma poi che cosa sono? Sei Mahjong. Mahjong. Probabilmente sono un cino giapponese. Ma che è sta roba? Ma attenzione. Gira pure i dati. Sta cosa di... Baghetta life. Cioè, il gioco armenità di lancio. Cioè, falla con una cosa. No. Dico due, ma una. No, che bello. Vita in cantiere con amici. Insomma, discutibili, ecco. Che strano. Pezzo di merda. Vaffanculo, gli ha detto, infatti. Ma anche perché pesano quanto? 25 kg? Sì, pesano 25 kg. Una roba. Cos'è? Una scimmia. È un macaco. Una scimmia che macaco è... sotto un macaco. Un macaco che sappia. Macaco Beyblade. Tipo, di quelli che girano. Però non si rincoglionisce. No, secondo me è tipo un po' rincoglionito, ma non lo dà a vedere, perché le scimmie sono molto orgogliose. Ok, cos'è, una corda? Ma... Esplorando il tutto. Io non voglio fare battute perché il sedia a rotelle non l'avevo visto all'inizio. Mi ero concentrato sulla corda. No, vabbè, mo ti discrimina. Mo quelli su a sedia a rotelle un po' non sono sott'acqua. E invece no, perché questo è un messaggio per dire, ragazzi, se siete su a sedia a rotelle potete andare sott'acqua da oggi. Vedi? Così. Le barriere tettoniche manco sott'acqua. Paradossalmente, allora, poi, cioè, ci vuole comunque una bella dose di coraggio. Comunque, No, guarda, paradossalmente ci stanno meno barriere qua sotto che a Roma. A Roma, guarda, a Roma, lasciate stare. Fate prima andare là. Questo è intanto Toretto, è andato a guida camion. No, è che tu non l'hai visto, ma ha preso la banana, quella di Mario Kart. E quindi, perché mo va di moda, tra l'altro, sta cosa.
Che cosa stai facendo? Questo va un po' di moda in America sta cosa, non si sa. Ma tutto di moda in America, ragazzi, cioè, vabbè, l'America è grande, tutto quello... sono pieni di moda. Ecco, questo però, tipo, il secondo che arriva sicuramente si fa male, perché se no non sì, farebbe ridere. Che... Esatto. Ecco, infatti, Ben. Ciao. C'è andato Wasted. Proprio male. Si è autofatto un archeio questo qua, ha fatto ciao. John Cena, mamma mia questo. A proposito. Questo è sfatto, invece... Ma risale, me l'hai visto? Stava risalito. Ah, gli amici motociclisti. Punto 10 euro sul blu. Per farsi male insieme. E infatti. Questo pure ha preso la banana per terra, ovviamente. È proprio salito sulla schiena, comunque. No, smetti di che la gente prende le banane. Ha detto Sansa. Le molle. Questo è spettacolare. Linky. Sì, ma l'altro... Perché quello... L'altro non la molla. Rimane fermo. Non è... È contro tutte le leggi della... Te giuro, è una cosa contro... questa, è tipo il gatto che non... Ma rimane fermo, guarda. È possibile. E invece... Ma non era una gara a chi toccava per primo terra? Un gatto. Cos'è sto gatto? L'impanigatto. Pensavi un gatto così che ti fissa dal barcone, che bello. Oddio, non lo so. Allora, perché è un gatto che fissa un gatto, e tu pensavi che era un uomo. Questo è un gatto Champions. E quello ancora sta là, secondo me, eccolo. Per me è finto, l'hanno messo là apposta. Ma non si muove. Secondo me è impagliato, raga. Gli è morto il gatto e l'ha impagliato. È vero, perché noi vediamo solo la testa, quindi potrebbe pure essere. Sì, è impagliatissimo. Ecco, questo è proprio questo scelta. È per Grizzo di noi altri. Come una catapulta. Lanciami. Aiutatemi. Raga. Sì, nel laghetto. Aiuto, sì, che non è, che penso che sia tipo scorie nucleari su quel laghetto dal colore. Effettivamente era giallo. Piscio de mammut. Più colori in uno. Invece questi, quelli che vanno, si fermano i semafori. Ma qua ci vorrebbe. Guardate. Che ci vuole? Non lo so, perché voglio dire la battuta. Perché sta sulle strisce. Esatto, guarda. Però poi è un po' giusta. E fanno sta cosa. Esatto. Qua a Roma ci vorrebbe una cosa del genere. Però il problema è che. Cioè, dovresti chiamare l'esercito, perché... No, il problema è che a Roma ti devono ritrovare dentro i buchi. Esatto. Quindi servono il problema fuori. Il problema è che a Roma, se ti avvicini e tocchi la macchina, come minimo ti sparano. Sì, pure, tra l'altro. Oh, sì, è stato sulle palle la... Guarda il cane come... Dai, Ma regà, spiegate perché ogni volta che qualcuno si fa male alle palle... Che viene faccato da un cane. C'è un cane che se vuole fa calpire. Allora, noi abbiamo fatti tanti felici. Tanto qua il cane c'ha tanto da fa ancora. C'è pure la sigaretta. Spada, la domanda è perché quando qualcuno si fa male ai genitali intervengono sempre i cani improvvisamente. Ma qualcuno fermi il cane, cazzo. Cioè, ma no. Nessuno che lo... Cioè, tutti che si guardano lo spettacolo. Ma perché non avevo visto come sarà fatto male, raga. È tipo epico, è incredibile questo. Ha preso la spada al contrario. Ma bello il cane, e adesso è il mio turno. Adesso invece è meanwhile in Romania. Loro stanno... Romania, che ne sai? È perché hanno un po' quell'accento rumeno, vedo, Ah, vedi, che questo è Capitan invece... Romania. È tipo Capitan... Invece che la macchina loro fanno un barchetto. È così, loro si divertono così. Oh, ma cioè... Magari... Magari cosa? Non lo so. Una tanica di pipì. No, di benzina. Questo fa il nuovo tipo di breakdance. Sì. La capoeira dei poveri. Non ha senso. Sì. Hai dato fuoco a casa. Nell'episodio 2 lui in sedia a rotelle perché... senza casa. Questo era quello là che stava sott'acqua prima. È lui, è lo stesso, sicuro. Può darsi. Un pisello di mare. Il famosissimo. I cetrioli. Partono le scommesse. Che cazzo è sta cosa? Che cazzo è sta cosa? Oh mio Dio. È un cos'è? Cosa, un polpo. Esatto, Sansa ha vinto 10 euro. Perfetto. Chi glieli dà? Ma ha preso... Oddio, sembrava un pisello di mare. I famosissimi piselli di mare di cui... Beh, ragazzi, hai visto un pisello di esistono. Mare? Esiste il pesce bene. Vi invito se state al mare con me, vi faccio vedere. Questo invece è un pisello di terra, perché ti vengo... È veramente un gran pisello di terra, velocizzato fa ancora più ridere. Guarda, potremmo parlare di quello che faremo domani, perché secondo me ci sta ancora un pochetto. Ma perché... Un trauma cranico ce l'ha, secondo voi, a fine. Forse... Però c'è la fascetta che attutisce, Sì. Ah, dici che quella è un... Secondo me diventa un po' retardato. No, ma già ce lo è, perché per fare... Per fare sta cosa. Vabbè, qual è lo scopo? Esatto, a che scopo? Dimagrire, fai glutei. Ho fatto il record mondiale dei carci in faccia autoinflitti. Sei un campione. Grande. Ma immagino se entra la madre, cosa fai? Che stai facendo? Niente, ma mi alleno.
Vai. La pompa! Gli ha rubato. Ha preso dentro i tipi? Sì. Vabbè, ma non gli hanno tolto la pompa. Guarda, si è incollato via tutti. Ah, l'ha proprio sdraiati tutti, ha fatto strighe. Sì, un pochetto, ha vinto un trofeo. Non arriverà primo, però ha ammazzato qualcuno. L'importante è partecipare. Esatto, comunque ragazzi, iscrivetevi al primo canale, al secondo canale, cliccate mi piace su Twitch e Facebook e annusate cos'è? La pizza. Annusatela, mi raccomando. Smella. La pizza, birichini. Vabbè, bella. La pizza.